Buongiorno a tutti, io sono Ivan Guida e oggi volevo praticamente descrivermi la mia prima volta in sella. E tutto iniziò appunto da un albero. E adesso potete benissimo vedere questa immagine, rappresenta praticamente il Mondiale 2018 di MotoGP. Io sono esattamente quello là, il pilota Oli. Vedete il primo aereo? Oh, lì sono, no scherzo. C'è una freccettina, praticamente sono quel piccolo puntino lì. E queste immagini vi posso dire che c'era qualcosa di fantastico della mia vita. E adesso scoprite perché. Tutto praticamente iniziò quando... questo che vabbè è un'immagine mia. Praticamente sono a 4 metri d'altezza, circa 80-90 km orari, pensate. Sì, questo qui, ragazzi, sono proprio io. Adesso vi voglio spiegare più o meno come sono arrivato qua. Allora, tutto iniziò quando, bellissimo, avevo 10 anni, ok? Mi misi i guanti, misi il mio bel casco, tutto bello bardato, contento, e andai verso questa bellissima campagna, una strada lunga, lunghissima, c'era un albero, ok? Sì. C'era proprio un albero, praticamente immaginate che questo qui sono io, no? 10 anni. Io a 10 anni, bellissimo, contento, prima marcia, e praticamente la sera ho ridisegnato questo. E avete presente come nei cartoni animati che praticamente c'è un albero in mezzo a chilometri quadrati, quell'albero lì fa da calamita, bam, spiaccicato. Fortunatamente io sono rimasto... illeso, se no questo non sarei più a parlare, però la moto effettivamente era in mille pezzi. Ragionando un secondo, c'è stato un piccolo imprevisto, cioè l'albero in quel caso lì rappresentava il mio limite, ok? Perché mi doveva fermare un albero? Cioè voi pensate che un ragazzo di 10 anni si schianta contro un albero, un po' di paura potrebbe averlo, ok? E invece ho detto no. Voglio andare avanti, non volevo fare altro, potevo darmi benissimo la dama perché magari gli alberi non c'erano. Ho detto voglio superare il mio limite, cioè un albero non può vincere su di me. La difficoltà in quel caso lì è servita da punto iniziale da poter crescere. E lì mi sono reso conto di tantissime cose, ok? Volevo portarvi l'esempio di una grandissima persona. Si chiama Julio Velasco, è un allenatore della nazionale di pallavolo. Praticamente lui tuttora va nelle aziende e parla con i manager e con tutte quelle persone che lavorano all'interno di un'azienda per spronarli nel loro lavoro. Quindi cerca di migliorare l'ambiente lavorativo in cui si lavora, facendo un team, un gruppo. Poi pensate che Julio Velasco aveva la sua squadra di pallavolo, giocatori professionisti, ragazzi, cioè giocatori professionisti. Lui prendeva, andava in spiaggia, perdeva. Giocatori della nazionale, ok? E i giocatori cosa facevano? Si creavano delle alibi. Le alibi cosa sono? Delle scuse. Loro dicevano: noi siamo abituati a giocare sul parquet, noi saltiamo, schiacciamo. Loro non riuscivano a saltare perché erano sulla sabbia, non erano sul parquet. E quindi Julio Velasco doveva spronarli, perché diceva, scusate, dovete mutare le vostre competenze, mutare le vostre abilità sul campo, perché non è che fai così e la sabbia diventa qualche, ok? Diciamo che io ho fatto più o meno la stessa cosa, perché fortunatamente quando ero andato addosso all'albero, la moto non era mia. Ok, no, non era mia la moto. E diciamo che ho creato... Insieme alla moto, insieme al mio amico, ho fatto gruppo. Quindi la forza di aver creato quel gruppo lì ha creato in me interesse, ok? E in quel caso lì mi sono appassionato molto di più al mondo del motociclismo perché mi sono messo lì, mi metto a posto il freno, mi metto a posto quello. Praticamente c'era la moto che era disfatta in mezzo al garage. E mia madre che mi chiamava, mi urlava dietro, cosa hai fatto? Cosa, dove sei? Non rispondevo. In quel caso lì l'interesse ha creato in me una forte conoscenza nell'ambito del motociclismo. Questo infatti è stato uno dei miei primi traguardi che è stata
la mia prima moto, ok? Era una moto da enduro, ok? Quindi voi pensate che con una moto da enduro tu prendeva in un bosco. Pensate, prima vedevo un albero e adesso vado nel bosco e trovo centinaia di alberi, proprio il luogo in cui io non dovevo stare praticamente. E infatti più alberi c'erano, però aumentando le mie capacità, che cosa ho notato? Cavoli, più opportunità di poter divertirmi, però maggiori sono state le responsabilità che io avevo in me, perché capite che io rompo la mia moto, mia madre chissà, vabbè, più responsabilità perché potevo farmi male, perché ovviamente quando andavo nel bosco, andavo in montagna, io potevo farmi male, ok? E fortunatamente i miei lavori in ospedale ogni volta mi vedevano a casa così, col braccio che cadeva, sgarbellato. Vabbè, aneddoti che sono successi. Però comunque più entusiasmo, più abilità che io sono riuscito a cogliere dell'enduro, ok? Questo è stato uno del mio primo traguardo, ok? Quindi io ho iniziato ad approdare nel mondo del motocross. Questo qui sono io, praticamente col gas spalancato a due mani, e praticamente voi pensate che nel motocross gli alberi non ci sono più, ok? No, non ci sono. Però ci sono piloti su una moto, piloti, moto. Cioè praticamente quegli alberi lì diventano persone. E voi pensate che quando partiamo, siamo sulla griglia, siamo sul nostro cancelletto, e siamo fino a 40 piloti su 40 moto. Quindi sono circa 80 ostacoli. Sono degli ostacoli che corrono, cadono, saltano, sassi. Voi pensate che confusione ci potrebbe essere alla partenza sulla prima curva? Ovviamente maggiori sono le difficoltà. Il desiderio di sfida è una cosa molto importante perché nel momento in cui tu sei in gara, praticamente tutti hanno lo stesso pensiero fisso di arrivare là, primo. Facciamo 80, arriviamo in 80 in prima posizione, no. Maggiore quindi sono le responsabilità, perché ovviamente andando su un albero, ok, fai via la corteccia. Se vai addosso a una persona, penso che sia un po' più diversa la cosa. Perché faccio tutto questo? Voi dovete capire che io sono un malato di adrenalina. Quella lì è la formula chimica dell'adrenalina, non lo sapevo, ma quella lì è la formula chimica dell'adrenalina, ve lo giuro. Niente, dopodiché iniziai ad entrare nel mondo delle competizioni. Diciamo che quando si entra in gara, ovvio, si punta primi, là, si ha molta paura di perdere, perché ovviamente quando sei in gara hai di fronte un sacco di avversari. Sempre per farvi capire che tutti hanno lo stesso pensiero di andare là, primi. E lo stress psicologico è molto alto per il fatto che hai il pubblico che ti fischia, hai il team che ti dice tu devi puntare alla vittoria, ok? Ovviamente volevo fare dirvi una piccola cosa. Quando si entra nel mondo delle gare, un vero pilota pensa a vincere, ma non pensando di essere il vincente durante la gara, perché perfetto, il vincente è colui che prende e arriva primo. Ma il vero vincente, quindi diciamo una sorta di il leader, è colui che è arrivato primo, perfetto, ma ha portato dietro di sé un gruppo di persone, ok? Quindi il campione vince. Però ha pensato a sé, ok? Invece chi è leader ha lavorato per sé, ma soprattutto per gli altri. Ok, adesso non è che io corro per arrivare ultimo. Magari preferisco arrivare una posizione sotto, ma aver aiutato il mio compagno di squadra. Quindi, diciamo, volevo mettere una conclusione. Per me, appunto, lo sport e la vita viaggiano in parallelo. Che cosa mi ha insegnato lo sport? Che di fronte alle difficoltà non bisogna mai fermarsi. Zero alibi, zero scuse, cosa che diceva quello che diceva Julio Velasco, ok? Vince chi non smette mai di mettersi in gioco. Questa frase che cosa vuol dire? Vuol dire che di fronte alla difficoltà noi dobbiamo provarci. Sbagliamo, perfetto, ma noi dobbiamo pensare che quella lì è la nostra occasione di crescita. E niente, vi ringrazio tutti di avermi ascoltato. Dimenticavo una piccola cosa.
Finisce questa giornata, voi uscite, beccate un albero, abbracciatelo, cioè gli fate una bella pacca sul ramo, gli dite grazie, perché per me un semplice albero è stato un ottimo allenatore.